giocata e come è stata costruita in estate, non ha mai giocato questa Juventus, non ha mai giocato, perché prima Sissoko è stato fermo 5-6 mesi, poi Iaquinta, poi Marchisio, Del Piero non ha, praticamente non è mai stato quasi mai a disposizione. È chiaro che poi dopo si sono, in questo contesto si sono creati dei momenti di difficoltà, ha perso qualche partita di troppo e adesso si è creata una situazione di insicurezza, di un po' di paura, qualche giocatore gioca con un po' di paura, onestamente. Credo che sia la motivazione, non credo che ce ne siano altre di particolari. I tifosi iniziano a dare molta colpa a Ferrara. Ferrara avrà fatto degli errori sicuramente, perché è un allenatore giovane e che non ha una grandissima esperienza, però ha personalità, carisma, idee chiare ed è un allenatore che secondo me può fare bene. Tant'è vero che quando a proposito di questo chiariamo alcune cose che secondo me è giusto chiarire. Perché sembra quasi che dietro la Juventus tutto quello che succede ci sia l'ombra di Lippi, no? L'ombra di Lippi non c'è, c'è per alcune cose, e per esempio quando la Juventus mi ha chiesto, i dirigenti della Juventus mi hanno chiesto cosa ne pensavo di Ferrara allenatore, io ho detto che per me era uno che era predisposto a fare allenatore, che poteva far bene perché aveva appunto personalità, carisma, idee chiare e poteva fare, faceva l'ambiente e poteva fare bene. Poi quando mi hanno chiesto che cosa ne pensavo di Cannavaro alla Juventus, che io non ne sapevo niente, non è che io sono andato a dire alla Juventus prendete Cannavaro, loro mi hanno chiesto cosa ne pensavo e ho detto che ne pensavo tutto il bene possibile, così come quando mi hanno chiesto di Grosso ho detto ne penso tutto il bene possibile, e per tanti motivi, prima di tutto perché se me lo chiedessero anche ora direi le stesse cose, perché Grosso e Cannavaro per me sono due punti di forza della nazionale, lo saranno anche in Sudafrica. Il fatto che adesso per una serie di motivi non rendano al 100% con la Juventus non vuol dire che non facciano bene in nazionale, questo deve essere chiaro. E oltre a quello basta, non è che dietro a tutto quello che succede alla Juventus c'è Marcello Lippi. Secondo molti lei sarebbe il grande burattinaio, fra virgolette. Sì, e questo non credo che sia giusto, non è giusto che lo pensino, perché non è così. Io mi sono limitato a rispondere alle domande che mi sono state fatte riguardo questi giocatori, basta, chiuso. Un'ultima domanda su argomento Juventus, e gliela faccio proprio diretta. Nella testa di molti lei sicuramente tornerà alla Juventus dopo i mondiali. Lei ha già deciso per davvero? Io quello che farò dopo i mondiali non lo so. Io ho detto un miliardo di volte credo di aver detto, e lo ricorderai benissimo anche te, che io non tornerò alla Juventus né a fare allenatore né a fare direttore tecnico. Un'ultima domanda riguarda l'arrivo di Bettega in società, insomma sembra che stia per tornare. Bettega è una persona di, innanzitutto è bianco-nero nelle ossa proprio, e poi è una persona di grande esperienza, di grande carisma anche lui, è una persona che se decideranno di farlo tornare penso che possa dare una mano. Ha parlato Lippi, dunque, Ferrara è un buon allenatore, Cannavaro e Grosso buoni giocatori. Lippi, la Juventus, della Juventus promuove tutto.